Allora, scusate per queste inconvenienze, come si dice, è il bello della diretta. Io sono Roberto Musacchio, sono qui in versione sia di Transform, che fa parte del laboratorio Sud, oltre a gestire un sito di politica europea, e anche di collaboratore di Left, che innanzitutto ringraziamo, essendo stata la rivista che ha pubblicato questo mese passato il libro di cui adesso andiamo a discutere, che si chiama Lezioni Meridionali ed è a cura appunto del Laboratorio Sud ed è il frutto di una serie di seminari che sono stati svolti nel corso dello scorso anno e che hanno visto appunto concretizzazione dentro questo libro stesso. E ringrazio moltissimo Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli, per la sua presenza qui. Grazie, l'interlocuzione di questa presentazione è sostanzialmente con lui. Sono presenti alcuni degli autori. Io stesso sono uno degli autori, e infatti la cosa che dirò introducendo, sto sostituendo Roberto Morea, che con me ha scritto la prefazione del volume, che ha avuto un piccolo problema di salute già risolto, che dava un po' un taglio a questo lavoro stesso, cioè un taglio europeo. Noi ci occupiamo come Transform in particolare d'Europa, ma siamo convinti che la lettura contemporanea della questione meridionale debba avere questo punto di vista europeo, e che l'Italia, avendo vissuto una questione meridionale molto forte nella sua formazione, possa dare un contributo a comprendere perché questa Europa a tante velocità e soprattutto a tante diseguaglianze dovrebbe essere rivista e ripensata proprio dal sud, dal Mediterraneo, diciamo una frase un po' impegnativa, a sud di nessun nord, che non vuol dire assolutamente un'impostazione di separazione, di secessione, ma di trasformazione. Ecco, ringraziando ulteriormente Left, Transform, ricordo che questa diretta va in onda sul canale di Transform, ma anche su il Facebook di Left. Do la parola a Loredana Marino, che è stata la curatrice del volume e che coordinerà i lavori di questo nostro incontro. Grazie Roberto, buonasera a tutte e tutti. Io inizierei con gli auguri di pronta guarigione a Roberto Morea e in questo giorno, il 21 di gennaio, ricordiamo ancora una volta che 101 anni fa nacque il Partito Comunista d'Italia e pertanto permettetemi di fare gli auguri alle comuniste e comunisti di questo paese. Bene, Lezioni Meridionali, questo libro su cui accennava Roberto Musacchio. Questo libro nasce da uno dei tanti percorsi del nostro laboratorio, il Laboratorio del Sud, che dopo aver affrontato la questione dell'autonomia differenziata, altre questioni anche relative allo stato di emergenza dell'Italia meridionale, definito dallo stesso Svimez nel 2019 eutanasia del Mezzogiorno e attraversando anche quella che era la questione meridionale odierna all'interno della pandemia, abbiamo pensato, perché era una necessità comune e quindi questo libro si presenta come uno sforzo collettivo, che per noi era arrivato anche il momento, dopo aver scritto la Carta dei diritti del Mezzogiorno e fatti i seminari, Lezioni Meridionali, di arrivare ad una pubblicazione. Una pubblicazione che inizia con un'analisi del Mezzogiorno, con la nascita dello Stato liberale, fino ad approdare all'oggi. Una pubblicazione che nasce e si costruisce in contrapposizione a quella che è la mistificazione diciamo di quella che è la teorizzazione sul Mezzogiorno d'Italia delle classi dominanti, nonché la mistificazione stessa attraverso un forte revisionismo storico delle nascenti soggettività neoborboniche che stanno pullulando in questo territorio, quasi come contrapposizione al leghismo del nord, ma privando questo territorio di una ricostruzione seria attraverso la questione meridionale gramsciana di quella che è la sorte di questo territorio e quindi di un'intera popolazione. Questo libro non parla,
anzi si contrappone, perché la narrazione della storia di resistenze, della storia dei subalterni che non si sono mai arresi, e quindi è la contrapposizione a quel sud fatto di corruzione, a quel sud fatto di familismo amorale, a quel sud del controllo consensuale, del consenso controllato, al sud, diciamo, di quel plebeismo che in qualche maniera ha visto una complicità in primis delle classi dirigenti meridionali e anche di tanto altro ancora, il mondo anche della cultura o il mondo della vita vissuta dei più, che appunto hanno creato una complicità in quella narrazione tossica che arriva fino ad oggi e che in qualche maniera articola anche le decisioni politiche da assumere rispetto allo sviluppo dell'Italia stessa. Ora io non vorrei più dilungarmi, perché ritengo utile e importante dare la parola ad alcuni dei nostri autori qui presenti, da Giovanni Russo Spena, Natale Cucuresa, Anna D'Ascenzio, per poi arrivare ad un confronto con Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli e candidato alle ultime regionali in Calabria, due territori che in qualche maniera rappresentano la metafora della questione meridionale. E seguendo un po' l'ordine del libro, partirei proprio dalla questione meridionale come piano geografico di Anna D'Ascenzio. Anna D'Ascenzio che, come scrive nel suo contributo, parte proprio, come dire, da una riflessione che parte dalle lotte a cui ha partecipato all'interno di un territorio che è la regione Campania. Una Campania che dietro, e non solo la Campania ma tutto il Mezzogiorno, che dietro il biocidio apre una nuova dicotomia di lotte e di resistenza. La dicotomia capitale vita. Lei approda anche ad una serie di riflessioni che ci offre all'interno del libro, riflessioni che riterrei anche nuove, che in qualche maniera articolano la questione meridionale gramsciana, soprattutto all'interno del quaderno 25 e quindi della riflessione sulle classi subalterne, con quello che è il meridionalismo di scarto. E allora, Anna, la tua riflessione sul meridionalismo di scarto proprio in questa modernità, io ti chiederei appunto di approfondire questo punto, spiegarne il concetto e spiegarne in particolar modo come questo meridionalismo di scarto viene agito nella governance globale. A te la parola, abbiamo detto interventi da 5 minuti circa per tutte le relatrici e i relatori. Intanto ancora grazie a Trasform Italia e all'EFT per aver accettato e ospitato il mio contributo. E come provo a spiegare all'interno dello stesso, in qualche maniera si costruisce una riflessione sulla questione meridionale a partire dalla suggestione dello scarto. Ovviamente la prima forma di scarto a cui tutti noi pensiamo, anche alla luce di una serie di pubblicazioni, non ultima quella proprio di Armiero con Einaudi, è la questione dell'eccedenza produttiva, ma anche dell'eccedenza del rifiuto, che in qualche maniera poi ritorna come forma di emergenza sul territorio. Ritorna come forma di emergenza e ovviamente emergenza significa controllo, e da questa suggestione appunto scarto, controllo ed emergenza che si vanno a ricostruire a ritroso, quindi attraverso quello che viene definito da Michel Foucault ma anche dallo stesso Marx implicitamente, visto che spesso Foucault lo utilizza ma non lo cita, una sorta di una storia del passato attraverso le suggestioni del presente. Parlare di eccezioni, controllo e scarto significa in qualche maniera alludere proprio al testo di Gramsci in merito alla questione del colonialismo interno, per stare appunto alla sollecitazione di Loredana rispetto ai subalterni. Il Mezzogiorno rappresenta appunto una sorta di sperimentazione all'interno del territorio sabaudo, ma complessivamente all'interno di quella che poi è la ridefinizione spaziale
del piano geografico nella formazione di quelli che sono gli stati nazionali. La precisa conformazione dello Stato italiano in qualche maniera viene discussa, viene pianificata all'interno di un gioco geopolitico ma anche diplomatico, visto che appunto lo Stato italiano si caratterizza come Stato diplomatico da sempre. Proprio in questi giorni leggevo una pubblicazione rispetto alla destra storica e ai tentativi di imperialismo della destra storica nell'area dei Balcani attraverso la produzione di carte diplomatiche. Ma stiamo alla questione in tema del testo. Quando si parla di scarto, in realtà si riferisce a una precisa delimitazione fisica degli oggetti e soprattutto al ruolo di questi oggetti all'interno di un'economia. Quando si pensa al meridione come scarto, si pensa a un preciso ruolo del meridione all'interno di un'economia produttiva complessa come quella globale, dove in qualche maniera si vanno a definire quelli che possono essere i materiali attraverso cui si realizzerà tale produzione, ma soprattutto si vanno a definire quello che sarà il ruolo degli attori sociali, politici, economici del meridione. In questo gioco di scarto, in qualche maniera al sud viene attribuito una funzione che può essere definita di tipo coloniale, ma anche di tipo subalterno rispetto a quello che dovrà essere l'opzione di controllo. Non a caso la stessa funzione si replica nel tempo e di questi giorni un primo studio rispetto al PNR, ovvero al piano di resilienza e ripresa, che parla di una nuova economia di scarto per il mezzogiorno, dove appunto si andranno a intensificare le vecchie operazioni di bonifica e di estensione delle aree di scarto appunto sul territorio napoletano. Perché il territorio napoletano diventa centrale nell'economia di scarto? Perché il territorio napoletano è in realtà, come spiega sempre Gramsci, una città che prima di essere città è stata metropoli di uno Stato ed ha funzionato come luogo alternativo di una produzione politica generatrice, se vogliamo, e che in qualche maniera viene ricondotta ad altro da sé attraverso una lunga ed estenuante lotta emergenziale e di controllo che parte appunto dalla definizione dello Stato italiano come Stato separato in cui il meridione diventa un'area che deve essere gestita e addomesticata secondo precise regole e norme. Per cui in questo senso scarto significa eccedenza di oggetti, ma significa anche eccedenza di vite. E in quanto eccedenza di vite, le stesse devono essere controllate e gestite secondo determinati canoni che vengono retoricamente amministrati e somministrati a queste persone in una prassi che potremmo dire di tipo emergenziale. Io non so se sono stata molto chiara, però penso che questo potrebbe essere un primo intervento da proporre a voi, soprattutto per stare nei 5 minuti. Sì, in effetti, chiara lo sei stata abbastanza, ma c'è una complessità di argomenti attorno alle cose che hai detto che hanno realmente bisogno di un ulteriore approfondimento, che verificheremo comunque in corso d'opera, perché appunto vogliamo verificare la possibilità poi di riprendere un po' quando i relatori dicono, per un confronto più approfondito. Quindi dopo Anna da Scienze, come dicevo, seguendo l'ordine del nostro libro, andiamo a il contributo, uno dei tanti contributi sul mezzogiorno, sulla questione meridionale, che ci offre Giovanni Russo Spena. Giovanni, da buon meridionalista gramsciano, apre proprio questo suo contributo da subito facendo riferimento a Gramsci e a come Gramsci tratta la questione meridionale, proprio come specifica determinazione del capitalismo, come necessità
dare importanza specialmente alla questione meridionale, cioè quella questione il cui problema nasce dal rapporto tra gli operai del nord e i contadini del sud. E quel rapporto, Giovanni, mi permetterei da dire, è stato un po' il nodo politico che ha attraversato il Novecento e che ha articolato il Novecento, e quella mancata connessione delle due lotte in qualche maniera ci consegna ancora una volta una questione irrisolta. Però stasera con te mi volevo soffermare proprio ad una riflessione che sta in termini di solidarietà popolare tra nord e sud, una solidarietà vissuta in particolar modo, o meglio quasi esclusivamente all'interno dei conflitti, e quella che tu definisci la necessità del rilancio della programmazione democratica, che sta a fondamento di un meridionalismo democratico e che assume in questo contesto odierno un'intensa contemporaneità. Poi c'è l'ultimo punto che secondo me articola, in qualche maniera si connette con questa esigenza di meridionalismo democratico, che è il ruolo di una sinistra meridionale, meridionalista, che assume come propria una prospettiva euro-mediterranea. Quindi su questi tre punti, mi scuso per la brevità, perché anche in questo caso abbiamo punti molto, come dire, densi, darei la parola a Giovanni Russo Spena. Sì, grazie Loredana, grazie a tutte voi, e grazie a Trasforma, all'Osservatorio, all'EFT. È uno spazio di ricerca, un luogo di ricerca, e fatta anche di molteplici e complessi apporti, già l'avete sentito in parte, e su cui vogliamo continuare, partendo, come ricordava Loredana, dalla questione meridionale di Gramsci del 1920, cioè il Sud non si pone soltanto come un problema di rapporti di classe, ma anche e specialmente come un problema territoriale, come scrive Gramsci, cioè come uno degli aspetti della questione nazionale. Questo mi sembra tanto più importante nell'attuale contesto, che è quello del populismo tecnocratico ed antimeridionalista del governo Draghi. Permettetemi il suo giudizio molto secco, un governo che è l'autorappresentazione diretta della moneta. E quindi questo ci permette di assumere un punto di vista, una dimensione strategica, a partire appunto da una riflessione sul Mezzogiorno, perché il Sud infatti oggi è percorso dalla domanda di una identità smarrita. Il Sud paga la sindrome antimeridionalista che cresce all'interno del capitale predatorio che in questo momento pretende il monopolio totalizzante delle risorse europee. Non a caso la protesi istituzionale gravissima di questa tendenza strutturale è nella controriforma costituzionale delle autonomie differenziate, la cosiddetta secessione dei ricchi, come dice Viesti, che cancellerebbe proprio l'articolo 5 della Costituzione italiana. Insomma, io credo, e questo è il primo punto a cui mi richiamavi, credo che occorra proprio la rottura del discorso politico generale, che vedo, e io lo vedo agire nell'immediato su tre punti, tre grandi questioni che qui non ho il tempo di affrontare, che cito soltanto. La prima è la solidarietà proletaria fra nord e sud, che però vive, questo ci dice la storia degli ultimi decenni, che vive nel conflitto, nei punti alti della lotta di classe, a partire da Reggio Calabria, e non nella stabilizzazione conservatrice. Questo mi sembra un punto importante. Il secondo punto è che va rifondata, va ricostruita la concezione del pubblico nel Mezzogiorno. Questo è importantissimo in questo momento. Cioè la concezione della programmazione, della pianificazione democratica, della vertenzialità, che ha fatto parte di periodi importantissimi anche delle lotte della CGIL, delle lotte della sinistra, perché in dialettica feconda con i processi di partecipazione, di forme di autogoverno di cui
il mutualismo solidale, conflittuale diventa uno dei fattori principali. E questo è un altro punto, è un nostro problema, è un nostro compito. Il terzo punto, lo ricordavi già, è la ricostruzione di una rappresentanza meridionalista classista, di cui io avverto l'urgenza, perché altrimenti i fenomeni di neoborbonismo rischiano in qualche modo di sfondare fra i giovani e le ragazze deluse da questa situazione e deluse della subalternità di tipo coloniale, come diceva Anna prima, che vive oggi il Mezzogiorno. Io credo, per esempio, per me c'è Luigi De Magistris, mi fa piacere con noi questa sera, io credo che per esempio l'esperienza di De Magistris in Calabria è stato un avvio importante di quello che stavo affermando, perché il Sud è proprio senza rappresentanza politica, tanto più dopo il fallimento del Movimento 5 Stelle. Il tentativo, secondo me in gran parte riuscito, di De Magistris in Calabria è un tentativo che ritengo importante. E una sinistra meridionale, e questo è l'ultimo e l'ulteriore punto, non può che assumere appunto una dimensione euro-mediterranea, perché il tema dell'identità meridionale allude alla contraddizione appunto fra capitale e vita, che sta ricostruendo, pur se in maniera magmatica, esistono appunto i tanti sud, che sta ricostruendo la filiera dei territori e che ci interroga nuovamente, appunto gramscianamente, su che cosa produrre, come produrlo, per chi produrlo. Perché il sud, per noi che non siamo liberisti, non siamo diventati liberisti centristi, come tanta parte del centrosinistra, il sud non è una nicchia di arretratezza, che come pensa il centrosinistra e considera un totem lo sviluppo capitalistico, no? Vede il progresso nello sviluppo capitalistico e vede la rinascita del sud in grandi devastanti infrastrutture. Qua addirittura si ricomincia a parlare seriamente del ponte sullo stretto, Il sud è piuttosto un epifenomeno della globalizzazione liberista, quindi uno spazio che soffre i milioni di vite precarizzate. Però queste vite precarizzate, io credo, noi dobbiamo farla diventare, questa è la rappresentanza politica oggi nel sud a mio modesto avviso, energia, deve diventare serbatoio di potenza sociale, come avrebbe detto Marx, cioè di una società giovane che rifiuta l'omologazione, la dipendenza e lo sfruttamento. Tra parentesi, noi dobbiamo appunto sottrarre tanti giovani, lo accennavamo prima, al rischio della mitizzazione di una presunta età dell'oro borbonica. Invece dobbiamo certamente ripercorrere nel nostro spazio di riflessione la critica importante che Gramsci fa al Risorgimento come Unità d'Italia, come rivoluzione tradita dall'accordo appunto fra i Savoia e i latifondisti meridionali. Ma dobbiamo sottrarre tanti giovani al fatto che la risposta, l'unica risposta al tradimento dell'Unità d'Italia sia il neoborbonismo, cioè un'era, che una nostalgia comunque per regimi fondati su grandi diseguaglianze, sofferenze immane, autoritarismo, repressioni, carceri, torture. E allora bisogna dare un'alternativa, perché il Sud non ha bisogno di nostalgie, è una cerniera naturale, storica, culturale, geopolitica, come diceva Adescenzio prima, fra Europa e Mediterraneo, è una regione euro-mediterranea che sia anche un sistema di valori produttivi, perché se noi vogliamo fare una battaglia contro l'Europa carolingia, contro l'Europa impiantata su Draghi, Macron, su Scholz, il nuovo candidato tedesco, noi dobbiamo rilanciare la cooperazione nord-sud e sud-sud dentro un Mediterraneo smilitarizzato e denuclearizzato. E questo a partire da subito. Io voglio soltanto ricordare questo da napoletano, quale sono, mi sento, nonostante non viva a Napoli, appunto sono legatissimo a questa esperienza. E posso dire, da napoletano, che la Napoli di De Magistris è stato un esempio di cooperazione sociale che oggi, già dopo pochi mesi, la nuova amministrazione ha profondamente abbattuto. A me fa specie il fatto che i primi atti della nuova amministrazione a Napoli sono la riprivatizzazione dell'acqua, addirittura mette le sbarre alla galleria nel cuore di Napoli. Insomma, guardate che il Sud vive
se vive anche la sua capacità, a volte anche anarchica, di alternativa. Perde se diventa la normalità. Questo è il punto. Perde se diventa la normalità. E Napoli la vogliono far ridiventare una città normale. Chiudo ricordando una bella riflessione di Farnetti, che acutamente sostiene che esistono due volti come compresenza di un doppio movimento. Da un lato l'auto-organizzazione sociale, cioè la politicizzazione della società civile, dall'altra la statualizzazione della società civile, come diceva Loredana all'inizio, che significa l'omologazione, il clientelismo, la mafia, lo statalismo e così via. Ecco, il nostro laboratorio, il nostro spazio di ricerca vuole essere una sorta di officina sociale, uno spazio di politizzazione sociale e di mutualismo largo, intenso ed inclusivo, che non elude il tema della rappresentanza politica. Su questo ne vorremmo continuare il nostro confronto collettivo. Vi ringrazio. Grazie Giovanni. Ora per l'ultimo intervento dei nostri autori, prima di passare la parola a Luigi De Magistris, abbiamo Natale Cuccorese, che contribuisce a questo libro con un suo scritto dal titolo Il Sud che ora abbiamo avanti. E allora Natale, come diceva poc'anzi anche Giovanni Russo Spena, diciamo appartiene a questo spazio, a questa officina che di saperi, di confronti, che mette al centro proprio l'idea di rovesciare, no, il senso comune della passività del Mezzogiorno, proponendo, no, un salto critico di saperi e di comunità. Quando Natale, come alcuni di noi proprio in questi giorni, hanno voluto articolare la questione della rappresentanza. O la questione di una rappresentanza tradita, perché Giovanni ora affermava con forza l'antimeridionalismo tecnocratico del governo Draghi. Ma tanto in tanti si sono illusi nella stagione dei due governi Conte, proprio perché vedevano la rappresentanza all'interno del governo di un partito che ha fatto, che è diventato primo partito nell'Italia meridionale e ha fatto, come dire, il pieno di un consenso elettorale. Un consenso che però è stato tradito nell'articolazione di una volontà ferma sull'autonomia differenziata e di un'indifferenza rispetto a quelli che sono stati i 5 decreti Conte e all'articolazione stessa del PNRR, che in questo momento, come dire, articola dopo la vicenda del Presidente della Repubblica la vicenda più importante per le sorti di questo paese e dovrebbe esserlo anche per le sorti del Mezzogiorno, ma vedendo che ancora una volta nel senso, nella riarticolazione e nell'affermazione, no, di un concetto liberale e liberista, quello che vengono prima le realtà capitalistiche del nord e dopo i territori del sud, vediamo che ci troviamo di fronte ancora una volta a delle diseguaglianze e viene messa in discussione la stessa unità nazionale e la coesione sociale in questo paese. Su questa riflessione più volte articolata dal Laboratorio del Sud vorrei dare la parola a Natale. Grazie Loredana e buonasera a tutte e a tutti. Un ringraziamento particolare per aver accettato l'invito a Luigi De Magistris, che è nostro ospite questa sera. Sì, Loredana, sono assolutamente d'accordo con quanto hai detto tu e chi mi ha preceduto. Ricordo solo che eravamo tra i pochissimi ad aver subito denunciato nel luglio scorso che in realtà solo 35 miliardi degli annunciati 82 del PNRR erano effettivamente allocati nel Mezzogiorno, mentre gli altri 47 nel testo inviato in Europa, controllando misure per misura, non c'era nessuna traccia.
Io faccio solo un paio di accenni perché poi nel mio capitolo, che hai già ricordato, parlo più che altro dell'attualità, cioè dei temi, voglio dire. Allora, quindi parlando di PNRR, voglio solo ricordare, ricapitolare, che secondo le indicazioni della Commissione europea, l'Italia, questo va sempre ricordato bene, ha ricevuto la quota di fondi del PNRR più alta di tutti i paesi d'Europa, 191,5 miliardi di euro, soprattutto per risolvere la situazione drammatica del Mezzogiorno, maggiore disoccupazione e PIL inferiore. Quindi al sud, secondo questi parametri, doveva andare il 65% del PNRR. Il governo lo ha retrocesso su insindacabile giudizio al 40%, ma anche questo rischia di rimanere solo sulla carta, perché senza un supporto alle amministrazioni con minore capacità progettuale, soprattutto per scarsità di personale, visti i continui tagli imposti a livello centrale negli anni precedenti dall'Europa, soprattutto, voglio dire, perché discende dall'Europa queste scelte, causa la spending review. Le amministrazioni del Sud, che su questo non hanno colpe, rischiano di andare seriamente in difficoltà e non riuscire a rispettare i tempi stringenti richiesti, cioè al 2026. Tra l'altro ricordo che abbiamo qui De Magistris, ex sindaco di Napoli, che da sindaco di Napoli questa situazione l'ha più volte denunciata. Quindi questo 16% potrebbe diminuire ulteriormente, come sempre, a favore dei territori più ricchi, tipo la Lombardia. E ricordo che non a caso un mese e mezzo fa i sindaci Sala e Gori già si sono fatti avanti per intercettare anche questi fondi, ovviamente a fine di non perderli a livello nazionale totale. Poi voglio ricordare semplicemente la cosa che a me pare abbastanza scandalosa, che è successa una decina di giorni fa, cioè nei provvedimenti attuativi riguardanti i finanziamenti di 2,4 miliardi di euro per gli asili nido, invece di andare a correggere, come era stato detto, il ministro dell'istruzione Bianchi, andare a correggere il bando di pochi mesi prima, addirittura nel tentativo forse di rendere la predazione meno evidente, ha spostato al 2035, in base ai dati Istat, il calcolo dei fondi che devono andare nei territori. Quindi al 2035 ha spostato la nascita e la residenza futura di 50.000 bambini dal sud al nord in base a una ipotetica emigrazione interna. Per cui i finanziamenti del PNRR non sono più modulati in base alla situazione di oggi, ma a quella ipotetica del 2035, in modo tale da anticipare i fondi entro il 2026 al nord in questo caso. Del che si evince che il problema degli asili al sud non verrà risolto nemmeno questa volta, mentre il governo prevede certifiche, ha scritto nero su bianco, che l'immigrazione interna continuerà, evidentemente sa con tutta evidenza che nulla farà per riequilibrare le differenze territoriali come invece l'Europa aveva richiesto. C'è una luce di speranza, diciamo, che si è accesa proprio ieri, perché il bando asili è stato ieri bocciato dall'ufficio parlamentare di bilancio, visto che ad esempio, ma anche questo capita anche per altre regioni del sud, solo alla Campania sono stati sottratti 200 milioni di euro. Mi permetto di aggiungere, visto che noi spesso, anche come Laboratorio Sud, ci richiamiamo alla Costituzione nata dalla Resistenza, che a me, anche da un punto di vista, non sono un costituzionalista, però da un punto di vista costituzionale, non sembra accettabile un governo che con ben 13 anni di anticipo va a destinare delle risorse a favore di un solo territorio e nei fatti programma l'emigrazione interna di decine di migliaia di cittadini invece di operare da subito per risolvere la disparità. Quello che voglio arrivare a dire, qua mi ricollego a quanto ha detto Giovanni Russo Spina, è che mentre al nord, come abbiamo visto, politici leghisti e proto-leghisti, perché Sala e Gori sono del Partito Democratico, fanno come sempre è stato nella storia d'Italia un blocco trasversale per intercettare ogni centesimo che deriva in questo caso dall'Europa, al sud i politici legati al carro del nord per appartenenza politica, ovviamente, ancora anche questa volta tacciono, allargano le braccia e cercano come sempre di fare buon viso a cattiva sorte, al limite pronti a ricevere
qualche elemosina per mantenere oleate le loro clientele. Cosa voglio arrivare a dire? E vado alla conclusione. In tutto questo disastro serve costituire da subito un'alternativa popolare di sinistra. Io già più volte l'ho detto in varie occasioni, anche l'ultima volta al congresso nazionale un paio di mesi fa, di Rifondazione Comunista, cioè alle parole d'ordine della sinistra antiliberista, ambientalista, anticapitalista, antifascista, femminista e pacifista, io aggiungerei meridionalista, visto che il Mezzogiorno non solo è il territorio più povero d'Europa, come abbiamo visto, ma soffre di discriminazione e io mi permetto di dire di un razzismo di Stato che addirittura penalizza volutamente anche la durata di vita dei suoi abitanti. Andate a leggere un attimo i report e le statistiche. Quindi ha bisogno di un richiamo, di una sua specificità riconoscibile e riconducibile. Quindi bisogna unirsi tutti su più battaglie, dando voce al Mezzogiorno e anche rappresentanza. A mio avviso la sinistra può ripartire solo da sud. Il sud, infatti, alla fine di questa commedia gestita, sempre a mio avviso, dal governo Draghi, che è il governo più antimeridionalista, antimeridionale della storia della Repubblica, direi anche il più classista, si ritroverà come sempre con un... bisogna fare anche questa riflessione, o comunque quelli che rimarranno, che non emigreranno, e qui si evidenzia l'ennesima, io spesso definisco, parlo di truffa del PNRR. Perché è una truffa? Perché al pari di quei territori che riceveranno la stragrande maggioranza dei fondi, alla fine dei calcoli, si troveranno a dover ripagare i cittadini del Sud con le tasse i debiti contratti dal governo Draghi con l'Europa per i prossimi decenni nella stessa identica percentuale, pur non avendo ricevuto poco o nulla, come nel caso degli asili. Ora vedremo cosa succederà dopo questa bocciatura. Se a questo poi aggiungiamo anche l'autonomia differenziata, così come recentemente richiamato dalla ministra Gelmini in un'intervista sul Mattino di Padova, e la situazione drammatica in cui versa la democrazia nel nostro paese, con questo adesso vedremo cosa succederà con l'elezione del Presidente della Repubblica, perché c'è il rischio di questo presidenzialismo, semipresidenzialismo, andremo a capire. È facile prevedere con l'autonomia differenziata come la prevista balcanizzazione del paese, tante volte paventata, sia veramente dietro l'angolo, se non si interviene rapidamente per eliminare le ormai insopportabili differenze ed inequità territoriali. E quindi ora di dare una degna rappresentanza politica al Sud, questo come laboratorio Sud, ma credo anche come meridionalisti, lo si può dire serenamente. Su questo un articolo diffuso dalla pagina dell'Hub Sud e da Transform, e che invito tutti a leggere, e che non a caso si intitola Sud senza rappresentanza. Grazie. Grazie mille, Natale. E allora, nel dare la parola a Luigi De Magistris, chiaramente noi abbiamo tenuto questa veloce, perché i tempi online chiedono una certa velocità nelle iniziative, ricostruzione del Sud di ieri, di oggi, determinandone i temi centrali di questo libro e i percorsi fatti e i percorsi che noi vorremmo. E proprio in merito a questi percorsi che noi abbiamo voluto sottolineare in questo libro, quando questo territorio, il Mezzogiorno d'Italia, parola ormai scomparsa dalla Costituzione e poi sostituita dalla riforma del titolo quinto, è un vero e proprio terreno di sperimentazione politica. In questa sperimentazione politica è necessaria la messa in discussione delle caratteristiche di fondo del capitalismo contemporaneo. Perché questo capitalismo non ha prodotto una ricchezza sociale, ma ha visto sempre il Mezzogiorno in maniera marginalizzata e solo come mercato di sfruttamento e di consumo. Pertanto noi
abbiamo ritenuto e l'abbiamo sottolineato in vari nostri documenti, anche in questo libro, che per il Mezzogiorno d'Italia serve necessariamente un piano di sviluppo, non degli aggiustamenti di qua e di là. Perché i dati che dallo Svimez al 2019 al 2020 sono dati che realmente ci pongono di fronte a una grave crisi economica, sociale e culturale che è venuta ancora di più in essere con la pandemia. E quindi su questo punto, sul Sud come terreno di sperimentazione politica e l'esigenza di questo piano di sviluppo per il Mezzogiorno che veda al centro il lavoro in maniera ecosostenibile, l'agricoltura e il turismo come volani di questo territorio e la sperimentazione e la valorizzazione delle risorse materiali e umani, che proprio su questi aspetti che vorrei chiedere questo primo intervento a Luigi De Magistris, proprio perché già sindaco di Napoli e proprio perché voleva riconfermare una volontà di determinare la politica in un territorio con questa sua candidatura ultima in Calabria. Buonasera, grazie innanzitutto alla moderatrice, grazie a Transform Italia, l'EFT, Laboratorio Sud e soprattutto alle relatrici e ai relatori di questo libro che considero prezioso e poi grazie per avermi voluto con voi per una riflessione. Ovviamente gli argomenti sono tanti, cercherò di essere breve, sperando però di essere anche abbastanza efficace. La prima considerazione che farei è che noi ci troviamo in questo momento, in un momento storico in cui non si travedono assolutamente, come avete detto anche voi, cambi di rotta per ridurre le disuguaglianze geopolitiche e le discriminazioni territoriali. E quindi sovviene anche un altro elemento su cui poi ci ritornerò, che la questione meridionale va affrontata soprattutto partendo da sud. Cioè io ho sempre pensato che è fondamentale un grande processo di autodeterminazione popolare, di conquista dei diritti e di lotta popolare, per andare poi mai col cappello in mano, come fanno la gran parte delle classi dirigenti meridionali, a rivendicare i propri diritti nei luoghi della Repubblica Italiana e nei luoghi, insomma, in cui si dovrebbe mantenere un'Italia unita nelle proprie differenze. Anzi, io vedo che in questo momento, non solo per la questione sud, ma in generale, stiamo affidando la cura, la medicina, a tutti quei dottori che ci hanno ridotto a vittime e pazienti. Cioè è chiaro che il governo Draghi, per le sue relazioni internazionali, per il suo essere il luogo del pensiero unico, per lo svuotamento dei bilanciamenti dei poteri costituzionali, il Parlamento ridotto a brandelli, la magistratura piegata da un crollo morale, una stampa quasi sempre uniformata, è lo scenario ideale per raccontare al Paese che si riparte solamente se irrobustiamo e rendiamo un po' più giovane apparentemente il capitalismo che si trova in una fase senile, ormai piuttosto strutturata. Allora il Sud in questo momento non è un problema per me. Il Sud in questo momento è la soluzione. Cioè noi ci dobbiamo convincere, questo è un tema complesso, che riguarda anche un piano filosofico, antropologico, psicologico, esistenzialistico, che noi potremmo essere, se ce ne convinciamo, la soluzione. Perché il Sud è il luogo ideale in cui sovvertire le politiche neoliberiste e di questa fase ormai senile e pericolosa, perché rischia di essere profondamente autoritaria, del capitalismo. Perché a sud si può costruire un rapporto nuovo tra spazio e persona, tra territorio e comunità. Come diceva la nostra moderatrice, ci vuole un piano per lo sviluppo. Io quando sento questa parola mi viene in mente l'articolo 3, secondo comma, sullo sviluppo della persona umana, che per raggiungere dobbiamo rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Ecco, al sud lo sviluppo non è il consumismo universale, può non essere il consumismo universale. Noi possiamo costruire un rapporto sviluppo della persona umana in cui il progresso non significa distruzione,
il progresso non significa privatizzazione, ma può significare valorizzazione, preservazione, ricchezza naturale, agricoltura biologica, industria compatibile con l'ambiente, rigenerazione urbana, spazi abbandonati, beni comuni, proprietà collettive demaniali e tante altre cose su cui anche io, per ragioni di tempo, non mi soffermo. E quindi ecco che noi, però, per poter realizzare questo, dobbiamo provare a portare anche delle testimonianze concrete, non solo in termini di parole, ma di storie che puoi costruire un sud diverso. Perché è chiaro, il disegno governativo, se noi guardiamo i criteri di spesa storica che vanno avanti da tempo e che ha citato Natale, se guardiamo il PNRR, come hanno modificato le risorse che sono adesso più destinate al nord che al sud, se guardiamo l'autonomia differenziata, se guardiamo la subalternità della classe dirigente politica e non solo verso Roma, il quadro apparirebbe devastante. Allora, per poter avere delle ragioni di ottimismo, dobbiamo partire da un'analisi concreta di come a sud si può resistere e magari provare, se riusciamo a essere uniti pur nelle diversità, a contrattaccare. E vi porto due esperienze che non so se sono perdenti, vincenti, non lo devo dire io. Una è sicuro apparentemente perdente, che però ha anche un po' cambiato il corso della giustizia del nostro paese. Lo do proprio come flash. Quando ho svolto le funzioni di magistrato per tanti anni in Calabria, per 9 anni, e dove poi sono saltato, volendo fare il magistrato a sud, attenzione, potendo fare anche ben altro nella mia vita professionale, stesso da magistrato, ho affrontato il tema centrale, secondo me, del consolidamento della borghesia mafiosa nel nostro paese, in quel caso nel Mezzogiorno, che è il controllo della spesa pubblica. Io sono saltato perché ho individuato, da uomo del sud, da magistrato a sud, nella regione più difficile d'Europa, come attraverso il controllo della spesa pubblica un oligopolio, un'oligarchia, poche persone tenevano sotto scacco istituzioni, politica, spesa pubblica, lavoro, voto. Ecco, bisogna far saltare innanzitutto il blocco della borghesia mafiosa, che molto tra l'altro in fase di consolidamento in questa fase del PNRR. Quindi il primo tema è la spesa pubblica, il contagio criminale, la borghesia mafiosa. E là quindi uno potrebbe dire, beh, tu sei stato sconfitto, ma questo non è, non abbiamo il tempo per affrontarlo. Un'altra volta, quando vogliamo, il tema magistratura lo possiamo affrontare. Però è un tema importante, secondo me, per capire la questione meridionale e per capire la subalternità della classe dirigente ai poteri romani, perché a loro conviene quel filo nero che collega attraverso la spesa pubblica Bruxelles, Roma, le regioni, la classe politica, che collude con i privati, non in maniera virtuosa, perché pubblico e privato possono concorrere anche in maniera virtuosa. Se il pubblico non perde la visione e la direzione, il privato può avere un ruolo importante. Penso alle imprese di comunità, il terzo settore, le cooperative, il mondo agricolo. Eppure qua dico velocemente, sennò perderei molto tempo. Quindi la prima testimonianza è stata, secondo me, quella di dimostrare con quel lavoro qual è il cancro, qual è il blocco sociale, qual è il collasso democratico che c'è nel Mezzogiorno attraverso il controllo della spesa pubblica. Mentre noi parliamo, già sono in corso trattative, salotti, stanze di compensazione, compreso nella mia città, dove si sta decidendo, eppure in Calabria è così, ma sono convinto che in tutta Italia che è così, dove si stanno decidendo in una logica piduista, cioè si decidono in luoghi extra istituzionali e poi si ratificano le decisioni nelle sedi istituzionali, apparentemente rispettando la legalità formale costituzionale, che invece viene corrosa da atteggiamenti eversivi di tipo piduista. La seconda testimonianza, anche qui rapidamente, è da sindaco. Consentitemelo di dire, Aldi, non teniamo il tempo di fare un'analisi, però visto che Giovanni l'ha introdotta, io sono stato il sindaco più longevo della storia di Napoli dal 1806. Ho avuto all'opposizione PD, 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. È stato un governo autonomo.
che nonostante un debito storico ingiusto, nonostante senza soldi, nonostante gli ostacoli dei governi regionali, dei governi nazionali, la stampa contro, la camorra contro, il sistema contro, noi abbiamo dimostrato che si può resistere e finanche realizzare. Si può non privatizzare un servizio di rilevanza costituzionale e far funzionare le partecipate, si può fare l'acqua pubblica, si può valorizzare il patrimonio, si può far partecipare i giovani, si può fare la politica dei beni comuni, si può lasciare la camorra fuori dal palazzo, la si può far diventare prima città per crescita culturale, pur tra i mille difetti, quindi non sto facendo l'elogio o il paradiso di Napoli, ma sto dicendo dei titoli per far comprendere come si può da sud resistere all'amo avvelenato di dirti vedi, fai la politica isolazionistica e quindi per questo non venite aiutati. Non è vero, è una politica di autonomia. E l'esperienza, Giovanni ha citato un aspetto che mi interessa molto, ma non abbiamo il tempo, di come l'esperienza napoletana ha dei tratti ovviamente dell'esperienza più a sinistra d'Italia, ma anche dei tratti incredibilmente tipici di una città anarchica come Napoli. E penso alle esperienze del neomunicipalismo, della storia di cui parlò Malatesta, anche il pensiero anarchico per certi aspetti che è passato da Napoli, delle federazioni comunitarie libertarie. Cioè alla fine i beni comuni su cui abbiamo lavorato insieme è un'esperienza di autogoverno, autogestione, usi civici, proprietà collettive democratiche, ed è chiaro che questa esperienza doveva essere distrutta, Giovanni, perché questa esperienza dimostra che un'alternativa è possibile utilizzando il diritto in maniera rivoluzionaria. Il diritto non è repressione, è anche repressione, ma è soprattutto espansione. Se guardiamo la Costituzione, ditemi che cosa c'è di repressivo. E chi la doveva attuare che l'ha repressa? Ecco perché mettere insieme alternativa politica, culturale, sociale, economica, morale. Quindi la questione morale. Per poter affrontare la questione meridionale devi lavorare molto sulla questione morale, sulla rottura di quel blocco di cui abbiamo parlato prima. Quindi che cosa dobbiamo rompere? Questi tre schemi. Noi siamo per i diritti, loro sono per le concessioni, perché loro non vogliono diritti, ma vogliono privilegi e concessioni. Vogliono che l'acqua non esca ogni giorno dai rubinetti come in Calabria, che gli ospedali non funzionano, che i servizi non vanno, perché ci sarà il politico di turno che ti deve dare quel diritto come una concessione. Quindi non vogliono cittadini, ma vogliono sudditi, e non vogliono partecipazione, ma vogliono rassegnazione. Loro hanno un orgasmo politico quando vedono rassegnati, e anche la desertificazione giovanile a sud è servente a questo disegno, perché se non ci sono i giovani, chi la fa la rivoluzione? Oggi la Calabria ha bisogno di una grande pagina di insurrezione culturale, politica, pacifica, lo dico subito, altrimenti mi hanno già più volte detto che io sono un anomalo ex magistrato, uno delle istituzioni, perché istigherei alla sovversione. Io istigo alla sovversione costituzionale di fronte al disegno eversivo che sta svuotando la Costituzione del nostro paese. Io istigo a una ribellione culturale pacifica, pacifica. Noi dobbiamo riscrivere una nuova lotta di classe, dal cominciare a riprendersi le terre, riprendersi gli spazi pubblici, riprendersi i beni comuni, i diritti essenziali dall'acqua alla terra, al mare, alle foreste. Pensiamo agli incendi di quest'estate e potrei continuare. Insomma, io questa cosa ci credo molto, però ci credo che questo debba passare attraverso una grande mobilitazione popolare, attraverso l'intelligenza di individualità, personalità e esponenti di collettività importanti del provare a stare insieme. Uniti noi possiamo rappresentare sicuramente un'alternativa. Quindi da questo punto di vista, e che mi avvio e concludo perché avrei tante cose da dire, ma non voglio abusare della vostra pazienza, anche l'esperienza, diciamo, calabrese di quest'ultima tornata che voi avete citato, secondo me è stata interessante. Io sicuramente sono un romantico anche della politica e pensavo che addirittura si potesse vincere, però poi a mente fredda, da soli, con uno zainetto, senza soldi, noi non teniamo i soldi
come dire, che arrivano a Renzi, a Salvini, a Grillo. Quindi andiamo avanti con volontari, militanti, senza un manifesto, nella regione sicuramente più complessa d'Europa, aver preso il 17%, 130.000 voti, il movimento più votato dopo Forza Italia, io tra i candidati presidenti, quello che ha preso le maggiori preferenze personali, con alcune città dove il peso del controllo è meno forte, siamo arrivati oltre il 30, penso a Cosenza, 32, Rende 34, che è la città col maggior numero di giovani. Insomma, io credo è un segnale che quando si va uniti, insomma, si può andare lontani. E pensate che cosa possiamo fare se costruiamo un'alternativa al draghismo, al pensiero unico, alla distruzione della Costituzione, a parlare di ambiente, di diritti costituzionali, di questione morale. E concludo non solo nel parlare, consentitemelo di dire, nel raccontare storie. Noi abbiamo bisogno di mettere insieme non solo bravi oratori, abbiamo bisogno di mettere insieme storie coerenti e credibili. Io dico sempre che se vogliamo fare la rivoluzione c'è bisogno di mettere insieme alcuni ingredienti che non si comprano al mercato, che sono l'onestà, la libertà. In un paese in cui tutto sembra avere un prezzo, quando non hai prezzo, paghi un prezzo, ma non c'è prezzo a non avere prezzo. Scusatemi il giro di parole, ma libertà, autonomia, indipendenza, ovviamente la competenza per affrontare una rivoluzione di questa portata, coraggio, passione e quel pizzico di follia che non ti fa fare il calcolo, mi conviene o non mi conviene. Io ci sto. In questo momento mi sento di dare il mio piccolo contributo per quello che può essere la mia storia, la mia esperienza, con umiltà ma anche con tanto entusiasmo per il nostro Sud. Io mi sento orgogliosamente innanzitutto meridionale, ovviamente sempre grato ai miei genitori di avermi fatto vivere a Napoli. Amo la Calabria, che mi ha anche ferito profondamente come terra, tra virgolette, ma non come popolo e come regione. Mi sento italiano, mi sento mediterraneo, mi sento, diciamo, come tutti, un cittadino del mondo, un clandestino del mondo. Quindi mi fa piacere, come dire, che abbiamo discusso di questi temi così importanti. Ho trovato molto validi tutti i contributi che avete messo in questo libro, diversificati, di tanti amici anche che conosco. Io penso che l'Italia e il Sud hanno le intelligenze e le personalità in grado di poter affrontare a testa alta con orgoglio questa lotta. E poi, come ci ha insegnato noi tutti Che Guevara, chi non lotta ha già perso, chi lotta può vincere. Io, siccome nella mia stanza di sindaco, consentitemi, questo forse è una cosa politicamente non corretta, io tenevo 6 Che Guevara e un presidente della Repubblica, ma no, era semplicemente perché ognuno di noi poi è cresciuto anche con dei miti quando era ragazzo. A me Che Guevara mi è sempre piaciuto molto e mi ha insegnato molto. Oggi è il momento di lottare con romanticismo, ma anche con concretezza e con realtà. Ci vuole il romanticismo della passione, senza fare troppi calcoli, ma dobbiamo organizzarci meglio rispetto ad alcune sfide che abbiamo certe volte messo in campo insieme. Forse il nostro limite, e chiudo, è stato proprio quello di non riuscirci sempre ad organizzare al meglio. Oggi ci tocca organizzazione, contenuti e passione. E di questo vi ringrazio, perché io lotterò sempre da Sud. Questo forse è un mio limite, ma la mia lotta sarà sempre da Sud, in una visione mediterranea. Grazie. Loredana, riprendo un attimo io, se vuoi, oppure continui te. La mia idea è quella che assolutamente avuto... Sì, stavo per darti la parola, sì. Proprio perché ero curiosa di sapere se avevi domande da fare. No, io sento che abbiamo svolto bene il nostro compito, siccome siamo stati dentro un'ora di dibattito, mi pare un dibattito che possiamo veramente riproporre moltiplicandolo in tutti i luoghi in cui arriverà, insomma. E quindi se non ci sono cose particolari da parte degli altri che hanno partecipato a questo incontro, io mi ritengo molto soddisfatto. Cioè, ho sentito ben reso ciò che abbiamo lavorato per un anno a realizzare, che grazie a Left, tra l'altro, lo dico, è ancora acquistabile il libro da Left, basta andare sul sito, e noi stessi organizzeremo altre presentazioni in pubblico. Mi pare che non c'è nessuna reticenza tra di noi, e tantomeno nel discorso che ha fatto, contribuendo tantissimo a questo incontro, Luigi, alla fine, insomma.
cioè materiale che credo che possiamo consegnare ai nostri interlocutori, ai nostri compagni e compagne di strada e di lotta con le nostre motociclette, perché Che Guevara partì con una motocicletta, se tutti noi ricordiamo, insomma. Quindi vi proporrei di assumere questo punto e di concludere, se non ci sono osservazioni particolari. Giovanni, Natale, Anna. Va benissimo, sono d'accordo. Mi attengo alle regole, quindi va bene così. Anch'io non ho nulla da approfondire, e direi che l'intervento di Luigi De Magistris è stato, come sempre, particolarmente esaustivo sugli obiettivi da perseguire. Grazie. Grazie ancora a tutte e tutti. Luigi ci ha detto una cosa importantissima: il Sud è la soluzione. E poi ci ha detto stare insieme e mettere insieme storie. Credo che questi siano due punti fondamentali. Ringrazio Luigi per le sue osservazioni, le sue analisi e per queste proposte, che ritengo delle importanti proposte politiche. Insomma, anche noi qui siamo, siamo tutti un po' Che Guevara. Anna, tu che sei la più giovane tra di noi, dai. No, io in realtà le cose che mi venivano da pensare erano di tutt'altra maniera, ed era intanto che prima o poi dovremmo liberarci da questa retorica tossica che è appunto il familismo morale, anche perché c'è un uso speculativo della stessa, cioè il familismo morale ha un senso perché rinvia una certa logica produttiva, che è quello di fare economia distrettuale, quindi tutta quella letteratura molto spinta su un piano del neoliberismo che si coagula intorno alla figura di Porter e di Portman, soprattutto sapendo che questi modelli, ahimè, dai dati che abbiamo tra di noi sociologi, in realtà stanno crollando in maniera non diversa da come in realtà sono esaltati i sistemi locali, delle economie locali a sud, che in qualche maniera avrebbero dovuto replicare. E quindi, secondo me, liberarsi della retorica del familismo morale potrebbe farci un gran bene, soprattutto conoscendo il discorso che è fatale che c'è dietro. E poi volevo dire un'altra cosa rispetto al tema della partecipazione, che è un tema che mi appassiona moltissimo ed ha a che fare, secondo me, con il risultato elettorale del Movimento 5 Stelle nella scorsa tornata elettorale, che secondo me non si riproporrà in quei termini, ma che potrebbe però presentare un segnale drammaticamente importante, che va colto e che va in qualche maniera agito di segno opposto, nel senso che in Italia il Movimento 5 Stelle ha rappresentato con molte anomalie, con molte eccentricità, il populismo nostrano. Il rischio che si corre è che diventi il fenomeno invece del meridionalismo, appunto, di salsa leghista, il populismo italiano. Quindi io colgo l'attenzione sul tema di Loredana, e lo colgo soprattutto perché, essendo, come dicevo nell'intervento iniziale, l'Italia è un paese con una caratteristica che lo rende interessante per tutti, ovvero di essere un paese profondamente diplomatico, io non vorrei che la prossima sperimentazione potesse seguire quell'asse inedito da un punto di vista geopolitico, e che ha avuto in realtà una sperimentazione concreta, ed è il caso della Cecoslovacchia, poi divisa in due stati, dove non a caso la geografia ricalcava un nord ricco, appunto il nord di Praga, della megacittà, eccetera eccetera, un po' un sud povero che era la Slovacchia. Quindi io farei molta attenzione rispetto a quelle che possono essere le certi tipi di retoriche, soprattutto in una chiave politica inaspettata, impensata, che potrebbe riguardarci, no?
Quindi mi sento di dire questo a chiosa finale, avendo rispettato, diciamo, l'intervento iniziale, essendo stata disciplinatissima. Di fronte a questa cosa di Anna, è chiaro che c'è libertà di interlocuzione ancora, Loredana, se vuoi, perché apre un mondo, insomma. Lo so, la conosco bene, la conosco così bene da doverti correggere. Lei non è la più giovane perché è un anno più grande di me. Tanto per iniziare. Ora, battute a parte. Io penso che realmente oggi, partendo e dopo aver attraversato anche una serie di altri incontri, noi del Laboratorio del Sud ci dobbiamo sentire il dovere e quindi ci dobbiamo impegnare anche per le cose, i concetti, no? Introdotti da Luigi De Magistris poc'anzi, alla costruzione di un'assemblea meridionale. Un'assemblea meridionale che mette insieme il sud del riscatto contro la narrazione che prima un po' tutti abbiamo ripreso, che sta tutta dentro l'artificio di questo capitalismo che Luigi definiva senile, ma che purtroppo sta là e sta svolgendo ancora un movimento rivoluzionario attorno a sé, che stravolgerà ancora di più quella che è la società del futuro. E quindi io sono d'accordo con Luigi De Magistris quando parla di una lotta, di una nuova lotta di classe che si articola all'interno di un nuovo mercato del lavoro e che è uno degli elementi per i quali bisogna assolutamente agire, insieme alla questione dell'ambiente, insieme alla questione anche femminile che attraversa il Mezzogiorno. Quindi io penso che noi dobbiamo, lo sottolineo di nuovo, così iniziamo a costruirlo, essere capaci di costruire questa assemblea dove insieme mettiamo tutta quella rete con la quale abbiamo collaborato sul fronte del G20, dell'autonomia differenziata, della sanità, del mutualismo. Quindi questo insieme di saperi e di comunità per fare in modo che quella affermazione di Luigi diventi un percorso politico vero. Il Sud che sovverte quella che è la situazione attuale e che diventa risposta in positivo per un paese migliore che non può più articolarsi attorno alle solite ricette, perché poi c'è da dire una cosa, noi parliamo di un territorio, parliamo di Mezzogiorno, ma abbiamo detto che la questione meridionale sta in termini di classi subalterne e le classi subalterne sono presenti in ogni realtà che hanno un sud e che quindi un nord e che quindi consegnano un sud. E da qui sono molto d'accordo con Giovanni quando parla dell'unità proletaria da nord a sud, del nord con il sud, del nord e nord, cioè per intenderci, perché appunto c'è una trasversalità. E questa grande rivoluzione delle classi subalterne ha visto come interprete il Guevara prima evocato da De Magistris. Quindi io ci lascerei con questo impegno di tutte e tutti nella costruzione di questa importante assemblea per il futuro di questo paese e di questo Mezzogiorno e proprio nell'articolazione di quello che dicevamo in partenza, un Mezzogiorno che trovi una collocazione in un'area straordinariamente importante per cultura, per contaminazione, per economia, che è l'Euro-Mediterraneo. A te, Roberto, per chiudere. Non mi resta che chiedere a Luigi se ancora ci regala una battuta. No, io sono d'accordo, ci sarebbero tante cose da dire, ma pure per me va bene così. Quando vogliamo fare altri approfondimenti non mi può che far piacere, sono a disposizione. Grazie, Roberto. Bene,
Grazie a tutti e a tutti, ringrazio anche Rosa Rinaldi che è stata con noi, che fa parte attivamente del Laboratorio Sud e ci ha seguito, non era prevista oggi, mentre io mi sono sostituito a Roberto Morea, che saluto ancora. Ritroverete tutto questo materiale sui canali di Transform, di Laboratorio Sud e di Left, e sono a disposizione tra pochi minuti, insomma, oltre alla diretta, e ringrazio chi ci ha seguito. E come si diceva, è appunto il 21 gennaio, quindi al lavoro e alla lotta e anche a cena, tutto sommato, vista l'ora. Grazie moltissimo a tutti.